L'arpeggio. Compositori, melodie e solisti di ogni tempo. Un programma di Luigi Picardi. Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Il soprano Dominika Zamara, artista di origine polacca e cresciuta artisticamente in Italia, è definita dai media sensazionale soprano europeo. Nel 2006 vince una borsa di studio per il Conservatorio Statale di Verona. Nel 2007 si laurea col massimo dei voti presso l'Università di Musica di Wrocław. Durante la sua carriera si è esibita in Europa, Stati Uniti, Messico, Cina ed in Corea del Sud, in teatri, sale da concerto, festival internazionali con opere, concerti da camera, concerti sacri e musica contemporanea. È stata insignita di numerosi premi e menzioni, tra cui il premio Zlotezowa, Oscar europeo della categoria musica classica, premio Anlai 2014, premio internazionale Padre Pio, nel 2017 premio polacco dell'anno nella categoria musica classica, premio ambasciatore della cultura polacca ed italiana nel mondo, ricopre la carica di vicepresidente onorario dell'associazione Acceptus Mundi Onlus. Degne di nota sono le sue esibizioni alla Mostra del Cinema e alla Biennale di Venezia, al Teatro Olimpico di Vicenza nel ruolo di Dori nell'opera Un tramonto di Gaetano Coronaro in Prima Mondiale Assoluta, al Teatro Verdi di Padova nell'opera contemporanea La Serva Padrona, opera contemporanea scritta da Vincenzo Faggiano, in Messico ha cantato nella più importante sala da concerti dell'America Latina, la Manuel Maria Ponce Hall, e a Roma nella sala accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Nel 2015 ha cantato presso l'ambasciata polacca di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Polacca Andrzej Duda. Nel 2016 ha effettuato un tour in Corea del Sud. A Cracovia si è esibita durante la giornata mondiale della gioventù alla presenza del Santo Padre. Nel 2017 a Chicago ha cantato l'oratorio La creazione di Haydn sotto la direzione di Glenn Block e a New York ha cantato nell'opera contemporanea La serva padrona scritta dal dottor Faggiano, musiche del maestro Robert William Butts al National Opera Center di New York. Ha registrato 4 dischi, Dreams nel 2009 e Life nel 2012, prodotto dalla Edit Music Italy. Nel 2015 Ivan Padovec Works for Guitar and Soprano, prodotto dalla Sheva Collection. Nel 2018 Chopin Lieder Opera 74, edito da Elegia Classics. E nel 2014 il concerto in DVD, prodotto da Cremona Una TV. Canta in italiano, francese, inglese, polacco, tedesco, russo, ceco, slovacco e latino. E Dominika Zamara è nostra ospite oggi. Grazie per essere qui con me. Grazie, grazie. Tanti, tanti saluti a tutti gli ascoltatori di vostra Radio Vaticana. Dominika, parliamo un po' di te. Come è nata la passione per la musica e quando hai cominciato a studiare il canto lirico? Sono nata, diciamo, con grande passione già per l'arte, per la musica. Mio caro nonno Stanisław era un organista praticamente di chiesa, suonava musica sacra, suonava, mi ricordo quando suonava Fuga e Preludia di Bach, mi ispirava moltissimo. Allora anch'io come bambina ho cominciato a suonare pianoforte, ho studiato con lui e dopo sono entrata in scuola di musica, prima pianoforte, poi canto lirico, poi Accademia di Musica in Polonia, che alla fine è un'università musicale, e poi ho vinto questa borsa di studio a Verona. E diciamo, la passione c'era da sempre, bisogna nascere per questo, poi c'è grandissimo lavoro ovviamente, certo. E la presenza di Dominika non è casuale, è stata già nostra ospite qualche anno fa. Da poco tempo è uscito il suo ultimo CD contenente l'integrale dei Lieder di Friedrich Chopin. Dominika, com'è nata l'idea di questo CD tenendo conto che Chopin non amava molto scrivere per la voce? Io amo moltissimo Chopin, un grande compositore polacco, conosciuto soprattutto per brani per pianoforte solo, ballade, preludia, ovviamente mazurka, notturni, due concerti per pianoforte solo e orchestra, mi minore, fa minore, sono bellissimi concerti, quartetti. Però pochi sanno che Chopin amava l'opera, si ispirava proprio di Bellini, era amico di Vincenzo Bellini e ha scritto questi bellissimi Lieder per la voce di soprano e pianoforte, che non era neanche contento di queste opere perché voleva bruciare questo repertorio, però suo amico per fortuna è riuscito a salvare sue opere stupende. Sono bellissime perché esprimono grande nostalgia verso la patria, perché Chopin ovviamente è stato molto in immigrazione, è andato via proprio dalla Polonia molto presto, quando era giovane, prima a Vienna, poi a Parigi, poi a Maiorca. Sì. Sono bellissimi anche testi, sono poesie di poeti romantici polacchi. Dominika, un primo ascolto dal tuo CD. Primi brani sono Smutna rzeka, allora Fiume triste, e secondo brano Wiosna, allora Primavera. Li ascoltiamo nella interpretazione di Dominika Zamara. Chi ti ha accompagnato al pianoforte? Maestro Franco Moro. Thank you.
to ziemców strony, czemu nurt twój tak zmącony? Czy się gdzieś zapadły brzegi, czy stopniały stare, stare śniegi? Leżą w górach stare śniegi, kwiatem kwitną moje brzegi, ale tam przy źródle moim płacze matka nad mym zdrojem. Przy źródle moim płacze matka nad mym zdrojem. Siedem córek piastowała, córek zakopała, siedem córek śród ogrodu, głowami przeciwko wschodu, wschodu. Teraz się z duchami wita, o wygody dziadki pyta, i mogiły ich polewna i żałosne pieśni śpiewa, i mokiły ich polewna, i żałosne pieśni śpiewa. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo istante, stiamo presentando una prima discografica, ovvero l'integrale dei Lieder di Chopin nella interpretazione di Domenica Zamara, soprano, e Franco Moro, pianoforte. Domenica, sei cresciuta artisticamente anche in Italia. Quali differenze hai riscontrato nell'insegnamento della lirica in Italia e nella tua madrepatria? Io credo, sappiamo bene che l'opera è nata proprio in Italia, a Firenze, nel barocco. Allora avete più grande tradizione nel mondo, ho avuto questa grande fortuna che ho vinto borsa di studio in Italia. Diciamo che
Per un anno di studio in Italia ho imparato di più, tecnicamente, che in tutti gli anni in Polonia. Polonia ci ha preparato bene musicalmente, diciamo. Pianoforte era a alto livello, solfeggio, storia dell'arte, della musica. Però purtroppo, diciamo, a livello di tecnica, tutti gli altri paesi non possono baciare piedi fra due virgole a Italia. Qua avete più grandi maestri, specialmente di vecchia scuola italiana. Con questi maestri come maestro De Mori, che purtroppo ha mancato, come maestro Melani, anche lui è mancato. Sono stati grandissimi maestri. Ho imparato tantissimo. Quindi valsa la pena venire in Italia? Sì, valsa la pena, assolutamente. Poi sono persone molto generose, non hanno mai voluto soldi da me. Sempre hanno dato tutta generosità, tutto cuore. Mi hanno insegnato con grande cuore. Poi mi hanno anche introdotto, invitato per vari concerti. È stata una grande esperienza. Li ringrazio per sempre. Altri ascolti dal tuo CD? Moja pieszczotka, che significa mia cara, mia amata. Poi, precz z moich oczu, non ti voglio vedere più, un brano molto drammatico. E il brano Gdzie lubi, mi piace. Brano molto, diciamo, sì, stile un po' alla mazurka. Dominika Zamara, soprano, Franco Moro, pianoforte. Słuchać. Lecz mowy żywność, gdy w oczki zapali i pocznie mocni jagody różowić, perłowe sąbki błysną wśród koroli. Ach, w ten czas, śmieli poczęta, poczęta poglądam, usta pomykam, słucham i żądam. Tylko całować. Jak cień czyń dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło żałobne roztoczy. Tak moja postać im dalej ucieka, tym grubszym chirem swą pamięć pomruczy. Tym grubszym chirem swą pamięć nie pomruczy.
твердой добе, Где-м с тобом плакал, где-м шлем с тобом бавил, Вшенде и завше, бенде я при тобе, Дом вшенде тосткам и души заставил, Дом вшенде тосткам и души заставил. Avete ascoltato Tre Lieder di Friedrich Chopin, opera 74, nella interpretazione di Dominica Zamara, soprano, Franco Moro, pianoforte. Dominica, cos'è per te la tecnica vocale e come ti prepari ad un concerto? Come studi? La tecnica è molto importante, è fondamentale. Senza la tecnica, ovviamente, prima materia che abbiamo ricevuto dal cielo, dal Dio, la voce, se non c'è talento non c'è niente da fare. Però seconda cosa è molto importante, fondamentale studio e grande tecnica, perché tecnica mi aiuta a esprimere la mia voce, a esprimere emozioni, interpretare. Senza la tecnica non si può fare nulla, purtroppo, perché ogni tanto capita che noi musicisti siamo malati, raffreddati, però con la tecnica... Soprattutto voi cantanti, sì, infatti, rispetto agli strumentisti. Sì, esatto, sì. Poi con la buona tecnica si riesce veramente a cantare bene lo stesso. Se mancasse la tecnica non si riuscirebbe a cantare, per questa tecnica fondamentale. E come mi preparo? Diciamo, studiando tanto, bisogna studiare, non c'è altro metodo, bisogna studiare. Sì, è la tecnica, diciamo, quando io prendo, non so, libretto di opera, prima studio testo, proprio la pronuncia giusta, perfetta, accenti tonici, poi studio ritmo giusto e poi metto proprio certi vocali per impostare bene la voce e poi vado a cercare interpretazione alla fine. Altro ascolto. Allora, adesso ascoltiamo un brano. Leci liście z drzewa, cadono le foglie dagli alberi. È brano molto conosciuto, Życzenie, che significa desiderio. Dominica Zamara, soprano, Franco Moro, pianoforte. Thank you.
Сонечким на небе не светила бы меня только для тебя, а не на воды, а не на лесы, а не по всякие часы. Под твоим окенком и только для тебя, чем уж не могу в сонко изменить тебя. Była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy. Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie. Dominica, quali differenze hai riscontrato rispetto all'altra liriistica che hai esplorato, magari Schubert, Schumann? Cosa ha Chopin di differente? Allora, infatti, ho eseguito tanti lieder nel passato, spesso eseguo anche, ad esempio, non so, ho cantato Wesendonck Lieder di Wagner, ho cantato Brahms, quindi Schubert, esplorato, insomma, sì, tantissimo, il Schubert, territorio Schumann, della liriistica. Specialmente liriistica tedesca, devo dire, sì. Ho cantato tantissimo liriistica tedesca, anche tanta polacca, Szymanowski ad esempio, Karłowicz, Paderewski. Ho cantato anche liderystica ceca, Dvořák, ha scritto bellissimi gypsy song ad esempio, sono stupendi. E anche questa. Devo dire che Chopin assomiglia un pochettino come linea vocale Bellini, si sente influenza di bel canto italiano. Si sente che Chopin amava l'opera, non ha purtroppo mai scritto l'opera.
Però si vede grande proprio ammirazione verso Bellini, c'è grande analogia. Questo quindi è uno molto... Chopin italiano. Esatto, Chopin italiano quasi. Poi ci sono questi famosi rubati, ogni tanto si accelera, dopo si rallenta, eccetera. Molto romantico. Poi sono bellissimi testi, bellissime poesie romantiche polacche, di famosi poeti polacchi. Poi specialmente anche differenza della lingua, perché la lingua polacca non è facile da cantare, devo dire. Non è facile, anche se mia madrelingua, e dico io che sono polacca, che conosco perfettamente la mia madrelingua, però è lingua che contiene tanti consonanti, sh, allora bisogna pronunciare molto bene, ho lavorato molto sulla dizione della pronuncia, che è molto difficile proprio. Ogni tanto tempi sono molto veloci in certi leader, allora non era facile, bisognava prepararsi bene. E quali sono le richieste vocali, tra virgolette, di Frédéric Chopin? Allora, praticamente ci vuole grande estensione vocale, perché... spesso si basa sulle zone gravi, che sono molto rare per soprano. Sembra quasi canto da mezzo soprano, sono molto basse. Quindi toni scuri. Toni molto scuri, perché c'è drammaticità, c'è grande nostalgia. Ad esempio brani come questi Lacci lisci e sdreva, allora cadono le foglie dagli alberi. C'è grande drammaticità incredibile, allora lui esprime attraverso queste note gravi, allora sì, c'è suono quasi scuro, molto dark, molto pesante quasi, questo è difficile. Poi tanta pronuncia, c'è tanto testo da masticare, praticamente nel tempo molto veloce, molto spesso. Ogni tanto ci sono anche belli acuti, sono questi filati, dinamica varia moltissimo, perché da pianissimi a fortissimi, allora... c'è grande sì, hai dovuto sfida. Lavorarci su, insomma. Sì, abbiamo lavorato, anche maestro Moro è stato molto bravo, perché non conoscendo l'italiano polacco è riuscito veramente a preparare bene, con intuito, con grande professionalità. Torniamo a te, preferisci più il recital con pianoforte oppure accompagnata dall'orchestra, oppure la dimensione operistica? E parlando di opera, qual è il repertorio lirico che prediligi e quello che diciamo mastichi meno e quindi sul quale devi lavorare di più? Diciamo, ogni forma vocale è interessante nel suo modo. Mi piacciono molto concerti con orchestra, tanto canto ultimamente moltissimo negli Stati Uniti, spesso gran gala lirico, allora c'è grande orchestra e lì si esegue arie più conosciute, diciamo, specialmente italiane, Puccini, Verdi, anche ovviamente tantissimo Mozart canto, mi sento molto bene con opere di Mozart. Ovviamente mi piace moltissimo opera, io amo opera, specialmente bel canto italiano, Bellini, Donizetti, Rossini e anche ovviamente Mozart, sono queste perle che adoro di più. Ultimamente mastico molto opera contemporanea, ho fatto eseguita a Miami con grande compositrice di Miami, Silvia Konstantinidis, che ha origini greche, ha scritto questa opera Afrodite, opera molto drammatica e molto interessante, perché questa opera... contiene cinque lingue, sono cinque lingue dentro una opera. Ad esempio c'è tedesco, che è molto drammatico. Ogni lingua esprime diverso stato d'animo. C'è latino, che esprime sacralità, c'è anche l'inglese, che è molto più morbido, amoroso, c'è francese e c'è anche ebraico alla fine, molto isterico ebraico. È molto interessante questo. Altro ascolto. Adesso abbiamo brano Sen di Moniuszko, allora Il sogno. Adesso abbiamo un brano La filatrice di Moniuszko, allora Przęśniczka. E l'ultimo brano Paderewski, Gdy ostatnia róża zwiędła, L'ultima rosa. Субтитры сделал DimaTorzok.
Przaśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć życiora, widź się tobie widź, to pamięta lepiej, czy ja dłuższa nić. Gładko idzie przędza, wesołej dziewczynie, pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręć się, kręć życiora, widź się tobie widź, to pamięta lepiej, czy ja dłuższa nić. Poszedł do królewca, młodzieniec wycinął, sami się zalewał, żegnając dziewczynom. Kręć się, kręć życiora, idź się tobie widź, to pamięta lepiej, czy ja dłuższa nić. Inny się podsuwa, młodzieniec słobocza, inny mu rada, dziewczyna ochocza. Kręć się, kręć życiora, prysła wątła nić. Wstydem dziewczę ponią, wstydź się, dziewczę, wstydź! Gdy ostatnia róża zwiędła, rzekłam chłopcu idź, zerwała się złota nić, którą miłość przędła. Poskoczyłam jak najprędzej świeżą nitkę wziąć. Chciałam złotą nitką przejść, lecz zabrakło przędzy, lecz zabrakło przędzy. Zakwitnęły róże, znowu nic się nie chce snuć. Próżno wołam, no by wróć, on nie wierzy słowu. Próżno wołam, no by wróć, wróć, on nie wierzy słowu, on nie wierzy słowu. Stiamo ascoltando dei Lieder di Chopin tratti dal CD di Dominica Zamara, accompagnata al pianoforte da Franco Moro, una prima discografica. Dominica e l'insegnamento, quanto tempo dedichi alla didattica e come trovi che siano gli allievi delle nuove generazioni? Diciamo, sono stati tanti anni che ho insegnato. Ho insegnato, diciamo, da 6 anni più o meno. In scuola, in Accademia di Musica a Nervesa della Battaglia, collegata con Conservatorio di Castelfranco Veneto,
Quest'anno ho deciso di smettere di insegnare, perché ormai ho così tanti impegni artistici, sempre più concerti, sempre più opere, sempre più richieste, che purtroppo dovevo fare una scelta. È stata bella esperienza, veramente. Ho creato bellissima classe di canto, grandissimi allievi, bravissimi, sono molto orgogliosa di loro. Sì, bello, è stato un anno molto importante per l'insegnamento. Vedo che sono impegnati tantissimo, c'è bella soddisfazione. Sì, da questo momento ho deciso di smettere perché ho troppi concerti e devo fare scelte. Io amo soprattutto il tempo, canto. Le 24 ore sono sempre quelle. Esatto. Purtroppo quando facevo tournée in America, ad esempio, dopo tre settimane dopo recuperare lezioni, era molto difficile collegare tutto. Però è stata bella esperienza. Anche per me, perché ho imparato tanto. Anch'io tecnicamente mi sono arricchita insegnando, poi ho trasmesso qualcosa agli allievi. È stato bellissimo scambio di energia. Cosa ascoltiamo ora? Ora ascoltiamo il brano Nie ma czego trzeba, facendo traduzione La nebbia. Dominika Zamara, soprano, Franco Moro, pianoforte. Śpiewać i nie ma komu.
Domenica, viviamo in un mondo profondamente superficiale. La cultura e l'arte più in generale, e quindi la musica nel nostro caso, possono ancora dire la loro al riguardo? Cosa si può fare? Infatti, diciamo, purtroppo ha ragione, viviamo in tempi molto difficili dove l'arte non è più apprezzata, specialmente per i giovani. Per questo bisogna andare a cominciare proprio a educare i giovani in scuola, portarli al teatro, portarli a fare concerti, anche famose mattinee, ad esempio. Una volta si faceva queste mattinee, anch'io. Sì, per le scuole, sì. Per sì, le scuole vero, ho partecipato sì. Con la Serva Padrona di Pergolesi, opera buffa, che dura solo 50 minuti, allora molto divertente per avvicinare i giovani. Secondo me questo metodo funziona. Oppure concerti di musica da camera, con chitarra classica, con flauto, con violino, per presentare vari strumenti ai giovani, per sensibilizzare un po'. Anche dare possibilità, ad esempio in Polonia mi piace moltissimo, c'è un bel progetto, praticamente organizzano un festival di 16 concerti classici con vari strumenti, anche musica vocale, musica strumentale, giovani, per avvicinare anche persone bisognose, povere. Giovani che riescono a frequentare 6 concerti gratuiti riceveranno tipo un bonus, 150 euro che sono in Zlotek Polak. Allora questo è un po' bello perché è stato incentiva giovani per frequentare concerti, ovviamente pagando un po', però grazie a questo potrebbe essere un aiuto anche. Sì, si vorrebbe anche replicare in Italia una cosa del genere. Sì, sì, una bella cosa, vuol dire che adesso sono contenta che Polonia ha fatto questo progetto per avvicinare, che questi fondi vanno verso la cultura. Sì, giusto. Mi piace molto questo. Progetti a lungo e breve termine di Domenica, impegnatissima. Diciamo, sì, un periodo molto attivo, perché appena sono stata in Sicilia in un festival, ieri abbiamo fatto un concerto al Teatro Marcello di Roma con il maestro Franco Moro, dove abbiamo anche lì eseguito questi leader di Chopin. Oggi stesso parto per Polonia per un concerto dove eseguirò bel canto italiano, Bellini, Puccini, Bellini, Rossini soprattutto, Donizetti, anche Puccini, Verismo. Poi parto per festival in Estonia, festival lirico con grande orchestra dove eseguirò arie di Mozart, Don Giovanni. Poi cos'altro? Ah, grande festival a Torino proprio di musica lirica e sacra con il maestro Musso, Andrea Musso, grande pianista torinese. Poi parto per Stati Uniti, per New Jersey, per festival barocco, dove anche lì, anche se festival barocco, lì eseguirò, eseguiremo opera La cambiale di matrimonio di Rossini, cioè che abbiamo anno Rossini, anno prima opera di Rossini, che è molto bella. Impegnatissima. Sì. Com'è possibile acquistare il tuo CD, visto che è appena uscito? Sì, sì, diamo sì. Consigli. Sì, allora si può acquistare questo disco, ad esempio, perché questo disco è stato prodotto da Elegia Classics, sul sito di Elegia Classics, una casa discografica di Torino, molto brava, molto seria. Si può proprio contattarli attraverso sito, presto sarà anche su iTunes, sarà anche distribuita attraverso Naxos su altri stati, Stati Uniti, presto tutta Europa praticamente, presto anche Polonia attraverso altro distributore, però più semplice attraverso questo proprio Elegia Classic. Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando? E se vuoi anche salutare in polacco qualcuno che ti sta ascoltando dalla madre patria. Kochani, bardzo mi miło, że jestem. Pozdrawiam serdecznie z Radia Watykańskiego i życzę wszystkiego najlepszego, dobrej muzyki, wszystkiego najlepszego. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana con grande piacere e vi salutiamo con un altro bellissimo brano di Chopin. Brano dwojaki koniec, alla doppia fine i na koniec posłuchamy. Alla fine ascolteremo il brano Melodia. Melodia. Svejna mužu, a kozak na
piace. Oboje biedni, wnętrzności ogień pali, cierpieni srodze, cierpieni skonali. O nad dziewczyną poszole dzwony biją, a rodko z okien po lesie wilki wyją. Kości dziewczyny grób zamknął poświęcony, kości kozaka bierają na wsze strony. E con i leader di Chopin, interpretati da Dominica Zamara, soprano, accompagnata al pianoforte da Franco Moro, Luigi Picardi per l'appunto. Dominica Zamara. Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Avete ascoltato? L'arpeggio. Compositori, melodie e solisti di ogni tempo. Un programma di Luigi Picardi.